Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima del Mirto, nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: non temete, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima del Mirto, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave,
secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, alzate le mani al cielo, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e si sollevò su nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima del Mirto, nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e gli Apostoli. Mentre i discepoli erano riuniti nello stesso luogo, apparvero loro lingue come di fuoco, che si spartivano posandosi ognuna su ciascuno di essi, e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima del Mirto, mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria Vergine in cielo. Maria è stata assunta in cielo, si rallegrino le schiere degli angeli. Tutta splendente entra la figlia del Re, il suo vestito è in tessuto d'oro. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria Santissima del Mirto, mistero della gloria, contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine nella gloria degli angeli e dei santi. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna ammantata di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima del Mirto, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te sospiriamo, gemente e piangente in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi che gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. Celebriamo l'Eucaristia. Thank you.
Tuttavia, questo si è fatto con dolore.
Non ci porta a cose
in ogni Eucaristia è questo quello che dovremmo sperimentare, da domani in poi torneremo a celebrare insieme, no? Ecco, il presidente della conferenza episcopale italiana ha detto: torniamo a sperimentare l'essere comunione, l'essere comunità. Ecco, questo torneremo a fare. L'Eucaristia è questa sorgente che ci fa essere comunione nello Spirito Santo. L'Eucaristia è questa trasfusione di amore che noi riceviamo tutte le volte che ci accostiamo all'altare santo di Dio. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nato da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese all'Infero, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, nel giorno del Signore, Pasqua della settimana, siamo radunati intorno all'altare per celebrare l'Eucaristia. A Dio Padre, insieme con l'offerta del suo Figlio, presentiamo le nostre preghiere e ad ogni invocazione diciamo: ascoltaci, oh Signore. Signore, tu non ci lasci soli, ma guidi e accompagni sempre la tua Chiesa con il tuo Santo Spirito. Illumina il Papa, i Vescovi e tutti i sacerdoti che lavorano al servizio del popolo di Dio. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore, conservaci desiderosi di conoscere il mistero cristiano e capaci di rispondere a chi ci domanda ragione della nostra speranza e della nostra fede. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, ispira nei giovani il desiderio di una vita orientata ai valori cristiani. Sostieni
Ti preghiamo che intenda per la comunione al corpo e al sangue
Venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
manifestare la nostra grande riconoscenza. Dal più di tre secoli, o Maria, il tuo cuore immacolato ci ha dimostrato tangibilmente predilezione materna, dispensando un favore di grazia, che riconosciamo al serio, Madre Regina, fa che mai si spenda per malizia nostra il raggio di nostro che si parte dal tuo volto ad illuminare la via che ci porta a Gesù. In vano non si ricorre a te, fiduciosi pertanto che ti chiama, Madre dolcissima del cuore riposto, grazie, luce, piede dell'ore, sincero pentimento a chi l'anno nella fonte, conforto a chi soffre, certezze a chi spera, prostrati per piedi, ti chiama figlio, o amatissima nostra regina, la materna tua benedizione, sul vicario di Gesù Cristo il Papa, sul vescovo, sul parroco e su tutti noi umilissimi tuoi figli. A te rendiamo la consacrazione di tutti noi stessi. Ottienici la grazia e la perseveranza di Nana. Amen. Madre dolcissima del tuo riposo, noi per il mondo intero. Adesso vi chiedo la pazienza di ascoltarlo per due minuti. Allora, aspettate, si vede qua? Sì, sì. Da domani, ecco, avremo la gioia di tornare a celebrare la messa insieme, comunitariamente. Ci saranno da osservare delle norme alle quali vi chiedo di essere pazienti e di essere soprattutto vigilanti gli uni con gli altri. Innanzitutto, si può entrare in chiesa indossando la mascherina. Entrando in chiesa la mascherina deve rimanere indossata per tutto il tempo della celebrazione. Per tutto il tempo della celebrazione. Bisogna, entrando in chiesa, non accomodarsi posti, ma cominciare ad avanzare, cioè cominciando dai primi posti. Noi siamo abituati che entrando si va a scegliere il posto, la scelta del posto in questo tempo non c'è. Bisogna accomodarsi dove troverete una targhetta che abbiamo messo sia nel banco sia nella spalliera per far capire il posto dove corrisponde. E nella targhetta c'è scritto così: qui ti puoi sedere. Io non mi devo allora accomodare accanto alla targhetta, ma mi devo accomodare sopra la targhetta. Va bene? Mi raccomando da essere vigili in questo. I posti centrali sono già occupati da nessuno, non ci possiamo sedere per mantenere le distanze. Noi abbiamo cercato, a furia di infilare qualche sedia, di spostare i banchi, abbiamo trovato circa 85 posti, circa, perché quando ci saranno i primi funerali, i primi 6 posti che sono qui davanti saltano per ragione di spazio. Quindi per i funerali ne avremo 80, non 85, va bene? Quindi bisogna accomodarsi di dove c'è la targhetta. I banchi, nei banchi abbiamo recuperato, i posti sono da un estremo all'altro, da una punta all'altra del banco, questi sono i posti. Abbiamo ricavato tutti questi posti avendo la possibilità di allargare i banchi l'uno dall'altro. Entrando in chiesa o durante la funzione liturgica non ci possiamo mettere in ginocchio, è vietato mettersi in ginocchio, perché altrimenti andiamo a finire vicino a chi è seduto, è chiaro? E dobbiamo mantenere sempre costantemente la distanza di un metro l'uno dall'altro. E quindi non possiamo metterci in ginocchio. Io vi prego, sarò quasi un po' scortese, se permettete, per farvi abituare. Abbiate pazienza, sicuramente qualcuno entrando può mettersi in ginocchio, qualche altro lo vorrà
Per quanto riguarda la comunione, a differenza di queste celebrazioni dove siamo stati per le persone, il parroco, innanzitutto le ostie che vanno per i fedeli, diventeranno parte della propria particola e saranno coperte. Nel momento della comunione non dobbiamo muoverci dai posti, sarà il ministro che passando nelle file ci farà la comunione, la riceveremo nelle mani, il sacerdote si passerà il disinfettante nelle mani e indosserà i guanti per poterci fare la comunione. La comunione la riceviamo così come abbiamo fatto nei tempi ancora quando la Chiesa non era chiusa, nelle mani, quindi la mano sinistra sopra la mano destra in modo tale da poter ricevere l'Eucaristia. Nel momento in cui il ministro si è un poco distanziato, si abbassa la mascherina e si ci comunica, si indossa la mascherina. È chiaro? Un'altra regola che osserveremo è quella del tempo. E quando la messa è alle 6 e un minuto, la chiesa è chiusa. E quindi abbiate anche la pazienza, soprattutto lo dico per quelli che sono sempre ritardatari, che arrivano con l'ultimo treno, di arrivare all'imprima dell'inizio della celebrazione, in modo tale da aiutarci con i collaboratori per fare affrontare e iniziare serenamente la celebrazione. Quindi vi raccomando, eccezionalmente la settimana celebreremo sempre alle 18 l'Eucaristia, 17:30 Rosario, ore 18 Eucaristia, 18 un minuto alla porta della Chiesa si chiude. Il sabato la prefestiva rimane alle 18, la domenica in via di sperimentare per queste due domeniche, domenica 24 e domenica 31. Siccome noi siamo nella domenica 31 a dover celebrare, anche se ormai non stanno solo liturgicamente, la festa della nostra ormai patrona, leggeremo un giorno il decreto che ci ha promulgato il nostro arcivescovo, della patrona Maria Santissima. Avete bisogno del parroco vicino alla porta, chiamate.
parati della sacrestia del presente. La confessione, il sacramento della confessione, lo celebreremo nella cappella del Purgatorio, che è spaziosa e aleggiata e quindi ci dà la possibilità di vivere in questo sacramento. Ovviamente celebreremo il sacramento della penitenza, che sia il ministro che il fedele, con la maschera e distanziamoci un metro e mezzo circa. Va bene? Queste sono le cose, poi man mano in queste prime giornate di riapertura, ma soprattutto domenica prossima, ecco, io vi invito a darci una mano, ecco, perché sarà un po' difficile ritornare e riadattarci alle nuove regole, alle nuove misure, ecco, per il distanziamento. E siccome è una situazione, ci auguriamo tutti, temporale, provvisoria, ecco, ciò che invito a fare è a seguire rigorosamente queste regole, a non cominciare a litigare con il parroco, con i volontari, dice no, ma io non vorrei andare su da quella parte, ma tu devi essere diretto, i volontari ti hanno indicato il posto da raggiungere. Va bene, lì dove trovate le sedie non bisogna muovere, come non bisogna toccare. Ma io non ci arrivo con i piedi, bisogna toccare il banco. E dove sono i banchi bisogna lasciare. Questo è quello che vi chiedo a tutti di fare. Adesso riceviamo la benedizione del Signore. Per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica e custodisca il Dio potente, che è Padre, che è Figlio e che è Spirito Santo. Andate in pace. Buona domenica.